Livorno-Parma sta per cominciare. Buon pomeriggio da Paolo Cerravano e Carlo Muraro. Gemaili col destro direttamente in porta, provato a sorprendere così lo svizzero Di Lucia sul primo palo. Raimondi, cross in mezzo, Lucarelli la tocca per Cristiano, girato sul primo palo. Ora in verticale subito per Biabiani, Biabiani, Biabiani la tiene viva con il destro, De Lucia scivola Paloschi al momento di un facilissimo tap-in, occhio azzeccato, il pallonetto sopra la traversa. Battuto corto per Raimondi il calcio d'angolo, gran ritmo in questa partita, il cross sul secondo palo, va a saltare Diniz, che occasione per il Livorno. Ancora un duello con il fratello Alessandro, bene il Livorno con Raimondi, il tocco dentro, il taglio di Bergvold, la palla resta lì, Raimondi col sinistro per Tavano, occhio perché arriva Pieri, Tavano con il destro, la piazza, il gol di Tavano, Livorno in vantaggio. Grande azione di ripartenza del Livorno che da destra si è centrato con un passaggio di prima intenzione di Raimondi su Tavano, bravissimo Pieri a dare, o Bergvold a dare superiorità numerica. E quindi Tavano si è spostato la palla sul destro, dopo da lì noi non perdona. Galloppa sul secondo palo, Paloschi sulla girata di Paci. Il mancino è quello di Galloppa, giro e la palla fuori di poco. Raimondi va dentro per Tavano, la chiusura di Panucci, Tavano li sfila via il pallone, Tavano, Tavano con il sinistro, non trova il bersaglio Tavano. Si è allargato Filippini, vuole il movimento di Lucarelli che finisce davanti a tutti, però la palla è dentro, Lucarelli con il destro, 2-0 Livorno, Lucarelli, proprio lui che ora va a esultare sotto la sua curva, 2-0 Livorno. Lucarelli ha fatto un gran gol, ma il merito va suddiviso con la giocata di Filippini. Quasi in lacrime Carlo Lucarelli. Occhio tra di Zaccardo, Amoruso! Il disturbo di Raimondi. Palla sul secondo palo. Lucarelli indietro, Gemaili con il destro. Riapre tutto Gemaili. Riapre tutto il Parma. Parma 1 Livorno 2, il destro di Gemaili, forse anche una deviazione, è comunque il primo gol dello svizzero in Serie A nel calcio italiano. Rischia anche qui il Parma, Filippini va dentro, Filippini, l'opposizione di Mirante. Bene però Raimondi, tiene vivo il pallone Filippini, sovrappone Raimondi, il tocco dentro, Lucarelli, Lucarelli con il destro morbido, sul secondo palo Daniele Vicius, non trova il bersaglio col disturbo di Zaccardo. È finita qui, non c'è punizione, non c'è niente, c'è la vittoria del Livorno, 2-1 sul Parma, terza vittoria nelle ultime 4 partite di questo campionato per il Livorno.